Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. Prima di incominciare, volevamo ricordarvi di dare like e commentare il video. Dopodiché, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale ed attivate la campana per gli aggiornamenti. Inoltre, se volete sostenere il canale in maniera diretta, c'è il tasto Super Grazie in basso al video. La spiegazione più ragionevole, data riguardo alle apparizioni spettrali ed ai fenomeni paranormali in genere, è che si trattano di energie residue che rimangono intrappolate nella nostra dimensione. Qualora sia così, ci sono pochi posti al mondo che hanno assorbito tante energie come gli hotel, a causa dell'enorme numero di persone che vi hanno soggiornato, molte delle quali si sono macchiate di brutali crimini. E proprio oggi parleremo di uno di essi, il quale è stato protagonista di vari macabri eventi, legato anche all'alto tasso di criminalità presente in zona, tanto da diventare uno dei più famosi al mondo. Quindi, per parlarvi di questa storia, voliamo dall'altra parte del mondo, a El Paso, in Texas. Detto questo, mettetevi comodi, perché oggi, in Viral Top, esploreremo a fondo i terrificanti misteri dell'Hotel De Soto. Buona visione! Costruito all'angolo di East Mills Avenue nel 1905, questo luogo fu progettato per diventare una residenza notturna per i tanti viaggiatori che attraversavano il confine tra Messico e Stati Uniti. I primi anni di attività furono quelli dove l'hotel visse al massimo dello splendore. Tuttavia, nonostante l'enorme numero di ospiti, poco dopo cominciarono le tragedie, per le quali ancora oggi è famoso. Nelle camere d'albergo cominciarono a verificarsi omicidi di massa, suicidi, abbandono di bambini e risse sanguinose. Negli anni 50 si verificò uno degli eventi più macabri della sua storia. Una mattina, una cameriera trovò nel bagno di una delle stanze il corpo di un neonato impiccato, al quale era stata strappata la pelle. Si dice che i pezzi di pelle furono ritrovati in tutta la stanza e che con il sangue avessero disegnato vari pentagrammi e figure che alludevano al satanismo. La cameriera, purtroppo, a causa di quell'orribile scena, non si riprese più e fu costretta a passare tutta la vita in un ospedale psichiatrico. A causa di questo evento, la maggior parte degli ospiti che vi si recavano erano appassionati ed esperti di strani culti e della stregoneria. Inoltre, a causa della sua vicinanza al confine, l'albergo divenne il luogo di crimini legati al traffico di droga e alla tratta di esseri umani. Nel seminterrato, poi, fu costruita una specie di stanza delle torture. Negli anni Ottanta, la nuova proprietà dell'hotel voleva cambiarne l'immagine, recuperando la gloria che aveva vissuto in passato, ed in pochi mesi ci riuscirono. Ma anche questa volta non durò per molto, in quanto il proprietario fu ritrovato morto nel seminterrato, ed i colpevoli rimasero impuniti. Questo fu il fattore determinante affinché l'hotel diventasse uno dei luoghi più temuti di El Paso. E tanto più quando i pochi visitatori che vi soggiornavano fuggivano di notte perché non riuscivano a sopportare gli innumerevoli fenomeni spiegabili che avvenivano in quel luogo. Nei suoi ultimi anni di attività, l'hotel non ricevette nessun ospite,
tranne quei 47 residenti permanenti che fecero dell'hotel la loro casa. Da quel momento in poi, l'hotel fu coinvolto in una serie di indagini paranormali, condotte da alcuni dei più prestigiosi spiritisti e medium al mondo, che giunsero lì attratti dal suo passato oscuro. Tuttavia, dopo diverse morti misteriose, le autorità decisero di vietarne l'ingresso e per molti anni rimase nel più oscuro abbandono. A causa della sua fama oscura, lo stato del Texas decise che l'hotel andava abbattuto, affinché fossero creati dei nuovi progetti per cancellare quell'oscura storia che aveva macchiato quella città. Per questo motivo, nel 2022, il famoso ricercatore Colin Brown ebbe il permesso di fare un ultimo giro nell'hotel prima che lo stesso venisse demolito. Colin ed il suo team arrivarono all'hotel la notte del 2 febbraio del 2022. La loro indagine, della durata di 2 ore, fu pubblicata sul loro canale YouTube, dove pare siano riusciti a catturare testimonianze di ogni genere. La cosa più curiosa del caso è che solo 2 giorni dopo la visita di Colin all'hotel, ci fu un enorme e misterioso incendio, sviluppatosi all'improvviso senza alcuna spiegazione. Si dice anche che le fiamme fossero così alte che furono viste anche dall'altra parte del confine. Dopo una storia iniziata con gloria e splendore, il DeSoto Hotel, a causa della sua cattiva fama, suo malgrado, divenne un luogo importante nell'ambito del paranormale. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.